Bentornati a tutti sul canale. In questo primo video del 2023 andiamo a vedere quali sono i passi da seguire per l'installazione di OpenHAB su ambiente Windows. È un po' di tempo che non pubblico video su OpenHAB, in quanto il mio sistema è abbastanza fermo dopo che ho terminato la migrazione da OpenHAB 2. Ho fatto i vari aggiornamenti alle diverse release, adesso siamo alla 3.4.0, devo fare ancora l'aggiornamento alla 3.4.1 che è uscita solo da qualche giorno, ma come nuova implementazione non ho fatto più nulla. Per questo motivo ho pubblicato molti meno video rispetto, diciamo, a un po' di mesi fa, quando era in corso la migrazione. Andiamo quindi a vedere cosa bisogna fare per installare OpenHAB su Windows e in un video successivo andremo poi a vedere un eventuale aggiornamento, sempre su Windows, a una versione nuova. Andiamo quindi ad installare OpenHAB su Windows 10, sul mio PC, dove attualmente non c'è nulla, in quanto il mio ambiente OpenHAB è su un Raspberry totalmente esterno al mio PC. Quindi per prima cosa andiamo sulla pagina di download di OpenHAB, scegliamo il sistema operativo Windows e scegliamo l'ultima versione. A questo punto ci viene detto che l'unica procedura di installazione di OpenHAB su Windows è manuale. A differenza, ad esempio, delle installazioni che ci sono su Raspberry e su Linux, che si possono fare tramite l'installazione dell'immagine di OpenAbian oppure tramite la gestione dei pacchetti apt. Comunque, torniamo sul nostro Windows. La prima cosa che ci viene detta di fare è di installare una Java 11 sul nostro PC. Quindi io al momento non ce l'ho sul PC una Java 11, quindi vado a scaricare quella che ci consiglia OpenHAB stesso. Apriamo il sito dove c'è l'OpenJDK, che è la versione gratuita di Java. Andiamo a cercare il download, scegliamo il sistema operativo, l'architettura, nel mio caso un 64 bit, e il package lascerei il JDK, che diciamo è l'ambiente completo di Java. Si potrebbe provare anche con runtime, ma preferisco prendere il JDK. A questo punto scarichiamo lo zip, attendiamo la fine dello scaricamento e poi installiamo Java. Nel frattempo leggiamo la procedura di installazione, che non ci dice nient'altro che di estrarre lo zip in una nostra cartella e provare a lanciare il comando Java per vedere che la versione sia effettivamente quella che abbiamo scelto. Ok, dopo aver estratto la cartella, andiamo all'interno, apriamo un prompt di comando, non PowerShell, ma basta un semplice prompt. Andiamo nella cartella bin e lanciamo il comando java-version. Ok, siamo sulla Java 11, perfetto. A questo punto possiamo procedere con il download di OpenHAB. Quindi torniamo sulla pagina di OpenHAB e scarichiamo OpenHAB Runtime 3.4.1. Il download successivo, che è quello degli add-ons, si può anche non fare, in quanto, come ci viene detto qua, OpenHAB si scaricherà gli add-on in base alle necessità di configurazione che farà poi l'utente. Adesso aspettiamo il download di OpenHAB e poi andiamo avanti con l'installazione. Ok, OpenHAB scaricato e unzippato, l'ho unzippato direttamente in C, quindi abbiamo C, la cartella C OpenHAB 3.4.1. A questo punto mi porterei in C anche Java e gli cambierei anche nome alla cartella, perché è un nome un po' complicato, poi nel caso dovessimo scriverlo, e la chiamiamo Java 11 la cartella. Ok, quindi partiamo dalla cartella di OpenHAB, apriamo di nuovo il nostro prompt e andiamo a leggere cosa ci dice la documentazione. Bisogna lanciare start.bat e aspettare che OpenHAB si installi. Ah, probabilmente adesso la mia Java standard del PC non è la 11 che ho appena scaricato, ma è la 8, quindi probabilmente dovrò fare delle modifiche alle variabili d'ambiente. Comunque, vediamo cosa succede se lancio start. Devo lanciare start.bat perché start è un comando DOS.
Ok, probabilmente questi potrebbero essere errori dovuti alla versione di Java. Quindi, per risolvere questo problema, possiamo andare a vedere cosa c'è dentro start. Lui lancia caraf.bat. Apriamolo con Notepad. Ok, abbiamo un setenv, quindi potremmo vedere se dentro il setenv ci sono dei settaggi delle variabili d'ambiente. Apriamo il setenv. Java option, ok, ci sarà il comando Java da qualche parte. Java home, ok. Potrei mettergli quindi la Java home come variabile d'ambiente. Quindi posso venire direttamente sul prompt, riusciamo come logout. Ok, mettiamo la Java home e adesso proviamo a ripartire con start.bat, vediamo se la situazione migliora. Ci sta pensando un po', sembra che stavolta sia andata bene. Adesso mi chiede di consentire l'accesso a Java sul firewall, perché comunque dovrà mettersi in ascolto sulla porta poi per l'interfaccia web, però direi che dovrebbe aver funzionato. Info. Benissimo. A questo punto torniamo sulla documentazione per vedere se ci sono altri step da fare. No, dice di andare su local80 e ci sarà il primo setup standard. E diciamo che da qui in poi dovrebbe poi essere uguale per indipendentemente dall'ambiente. Ok, siamo a posto, quindi direi che l'installazione è andata a buon fine. Vediamo la versione 3.4.1. Quindi adesso OpenHub è installato su Windows e sta in questo momento girando. Andiamo adesso a vedere sulla documentazione ufficiale se ci sono delle informazioni aggiuntive per il setup su Windows, quindi andiamo sulla guida di installazione Windows. Qui è più o meno quello che abbiamo già fatto. Sì, ovviamente se uno volesse rendere persistente la Java Home, lo può fare direttamente dalle proprietà di Windows. Io l'ho fatto siccome ho delle cose che per lavoro mi serve Java 8, non sono andato a modificare la mia configurazione di sistema, ma l'ho modificata solo qui nel prompt dei comandi per questa particolare istanza. Poi, ok, una volta installato il tutto, quello che abbiamo fatto, la configurazione, ecco, poi questo potrebbe essere uno step interessante perché al momento per eseguire OpenHub bisogna tutte le volte andare nella cartella OpenHub di installazione di OpenHub, quindi la cartella C OpenHub, e lanciare il comando start.bat. Questo comando lancia OpenHub e lancia la console. Il comando logout esce dalla console e ferma OpenHub, infatti ci mette anche un po' di tempo. In teoria, se io adesso ricarico il localhost, non dovrebbe più rispondere. Questa operazione può essere fatta in automatico all'avvio di Windows oppure utilizzando lo start e stop manuale di un servizio. Quindi per fare questo bisogna installare OpenHub come servizio di Windows. Proviamo a seguire questa guida. Quindi dobbiamo lanciare la console. Quindi torniamo dentro. Lanciamo questo comando. Ok. E poi lanciamo il comando sotto, così come nella documentazione. Ok, a questo punto dobbiamo uscire dalla console per fermare OpenHub. Nel frattempo mi vado ad aprire questo path. Cosa ci dice di fare? Ah, praticamente devo copiare questo, sostituire questo e cambiare qua con il mio percorso che è OpenHub-341.
3, 4, 1. Salviamo. Poi dobbiamo aprire il prompt dei comandi in modalità amministratore e lanciare copenhub bin openhub. No, cosa sto sbagliando? Ah, user data bin openhub service install. Ok, e a questo punto dovremmo avere il servizio. Possiamo fare net start openhub. A questo punto il mio localhost 8080 dovrebbe tornare a rispondere. Forse ci mette un attimo. Ok, sta venendo su. Boh, per qualche motivo non è venuto su. Andiamo a vedere se magari nella cartella logs di OpenHub c'è qualche informazione. Quindi andiamo in user data, logs, openhub.log, ed effettivamente sì, c'è lo stesso problema di prima quando non avevamo settato la Java Home. Questo perché lanciando OpenHub dal servizio lui si aspetta la Java Home settata a livello di sistema. Io invece l'avevo settata a livello di prompt, quindi solo per quella sessione, e quindi in questo caso non la trova e quindi non riesce a partire. Se seguite la procedura standard che dice di settarla a livello di sistema, questo problema non dovrebbe esserci. Però probabilmente possiamo bypassarlo, può essere utile perché se uno ha più versioni di Java sul sistema potrebbe decidere quale voler usare senza dover settare sempre per forza quella di OpenHub come default di Windows. Quindi per prima cosa andiamo a vedere sui servizi effettivamente se abbiamo il servizio di OpenHub. Eccolo qua, questo servizio mi dice cosa lancia, utilizza il wrapper.conf che abbiamo modificato prima. Possiamo andare a vedere, allora stoppiamo un attimo il servizio. Questo è lo stesso comando che si può dare dal command prompt net start net stop. E a questo punto riapriamo il wrapper.conf e proviamo a cercare se c'è la variabile Java. Ah, ecco, il comando Java lui lo prende dalla Java Home bin Java. A questo punto io potrei fare un piccolo accrocchio. Al posto di C Java Home, di percento Java Home, ci metto C Java 11. Gliela setto proprio a mano. Quindi possiamo provare adesso a rilanciare OpenHub. Lanciamo OpenHub e proviamo a aprire la localhost 8080. Vediamo se per caso l'abbiamo fregato. E ce l'abbiamo fatta. Ok, quindi diciamo che con questo piccolo tarocco siamo riusciti a far funzionare OpenHub su una Java installata sul PC che però non è quella di default del sistema. Solo una piccola nota sul discorso del servizio Windows, in quanto di default il servizio di OpenHub ha il tipo di avvio automatico. Questo vuol dire che all'avvio del PC il servizio parte in automatico. Se questa cosa non volete che avvenga, dovete metterlo su manuale e poi dovrete venire voi a fare avvia del servizio quando vorrete lanciare OpenHub. Ovvio che se l'avete installato su un Windows che è dedicato a OpenHub, allora ha senso farlo automatico. Se invece l'avete installato come me su un PC giusto per fare delle prove eccetera, conviene metterlo su manuale per far sì che non parta tutte le volte che parte il PC. Ok, direi che possiamo terminare qua questo video di installazione di OpenHub su Windows, e nel prossimo video che farò appena ci sarà un aggiornamento di versione di OpenHub andiamo a vedere cosa bisogna fare per appunto aggiornare OpenHub appena installato a una nuova versione.